casa Inter, il mercato è attualmente la priorità della dirigenza nerazzurra, soprattutto in vista di alcune partenze. I primi ad uscire sono stati Dzeko, destinazione Fenerbahce, Brozovic, finito all'Al-Nassr, Lukaku tornato, almeno momentaneamente, al Chelsea e gli addi di Azzero di Gagliardini ed Ambrosio. La compagine lombarda, però, ha in programma l'estensione di alcuni contratti dei suoi tesserati. Nelle scorse settimane, infatti, è stato raggiunto un accordo per il rinnovo del contratto di Stefan De Vrij. Il difensore resterà in nerazzurro, firmando un contratto biennale. Qualche ora fa è arrivata l'ufficialità del rinnovo di Alessandro Bastoni, uno dei protagonisti della cavalcata fino alla finale di UEFA Champions League. Il difensore classe 1999 è cresciuto calcisticamente nell'Atalanta, arrivando nel club bergamasco a soli 7 anni. Nel settore giovanile della Dea, Bastoni resta fino alla stagione 2016-17. L'esordio da calciatore professionista avviene il 30 novembre 2016, a 17 anni, nella gara vinta per 3-0 contro il Pescara, in Coppa Italia. Il 22 gennaio 2017 debutta in Serie A contro la Sampdoria, a Bergamo, poi l'approdo all'Inter dove il calciatore si è consacrato. I tifosi nerazzurri temevano un nuovo caso Skriniar, ma il calciatore nerazzurro ha invece smentito ogni rumors ed ha rinnovato, con grande gioia di Simone Inzaghi. L'Inter ha vinto diversi titoli negli ultimi anni, e Bastoni è stato senza dubbio uno dei protagonisti assoluti. Con la maglia nerazzurra, Alessandro Bastoni debutta il 28 settembre 2020, contro la Sampdoria. Nel corso della stagione si fa notare molto da Antonio Conte e col tempo scavalca nelle gerarchie anche Diego Godin. Bastoni è cresciuto molto nel corso degli anni e pian piano ha accumulato l'esperienza necessaria per diventare un perno della difesa. Il 19 gennaio 2020 ha segnato il suo primo gol con la maglia dell'Inter e dopo un mese esordisce anche in Europa League, nella gara vinta per 2-1 contro il Ludogorets. La crescita del difensore è evidente e l'anno successivo Bastoni ha vinto il suo primo trofeo da calciatore professionista, lo scudetto, spezzando l'egemonia della Juventus durata quasi un decennio. E, passato tempo e Bastoni, è considerato come uno dei migliori difensori al mondo. Bastoni sarà senza dubbio uno dei calciatori più pagati della rosa. Aveva un anno di contratto, l'Inter ha rinnovato il suo contratto fino al 2028 blindandolo con uno stipendio di 5 milioni di euro a salire, un mega contratto e un giocatore che sarà fondamentale per l'intero reparto difensivo nerazzurro. Calhanoglu e Bastoni, doppio rinnovo e Marotta blinda così il suo futuro. 2. Lukaku. L'Inter ora ha fretta. Il Chelsea alza il muro e c'è il rischio multa. Ci è solo l'Inter. Non è solo il celebre brano composto da Elio e Graziano Romani che le casse del Meazza sparano a tutto volume quando i nerazzurri giocano in casa, è anche e soprattutto il pensiero di Romelu Lukaku, che non ha nessuna intenzione di prendere in considerazione opzioni diverse dall'Inter. L'attaccante belga classe 1993 è stato categorico con tutte le parti in causa, non vuole tornare al Chelsea, al quale è legato da un contratto in scadenza nel 2026, e non è interessato a trasferirsi in Arabia Saudita, dove ad aspettarlo c'è un contratto da 45 milioni di euro l'anno già firmato dall'AL Hilal. L'Inter è una scelta sportiva, di vita, di amore, o l'Inter vuole restare, dopo una stagione da 14 gol in 37 presenze.
e l'Inter è al lavoro per accontentarlo, con l'obiettivo di arrivare alla fumata bianca entro il 12 luglio, quando Big Rom è atteso in ritiro a Londra. La distanza tra domanda e offerta al momento è ampia. I Blues, che hanno a bilancio il belga per 68 milioni, spingono per una cessione a titolo definitivo e non vogliono scendere sotto i 40 milioni di euro, sarebbe già una minusvalenza. L'Inter valuta un prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni, in un affare complessivo da 30. Lukaku, che è disposto a ridursi ulteriormente l'ingaggio a dimostrazione del suo amore per l'Inter, a Londra guadagna 12 milioni di euro netti, l'anno scorso dall'Inter ha ricevuto 8,5 milioni netti, in questi giorni si sta allenando da solo in Sardegna per arrivare al top in ritiro. Quello dell'Inter, non quello del Chelsea, che per il momento non ha fretta di cederlo. E secondo la stampa inglese, valuta una multa il 12 luglio non sarà a Cobham insieme ai compagni e a Pochettino. La diplomazia è al lavoro, sono giorni decisivi per trovare i giusti argomenti economici. E in quest'ottica l'addio di Onana può essere un assist.